Cari amici pescatori, ci troviamo oggi a Spinadesco, in provincia di Cremona. Sono Gianluigi Sorti e l'amico e compagno di squadra Stefano Defendi. Siamo venuti oggi a pescare sul canale, su questo meraviglioso canale, ultimamente un po' abbandonato dalle attività agonistiche, ma sempre luogo molto interessante e meraviglioso per pescarci. Anzi, proprio con l'occasione speriamo di mostrare a tutti gli agonisti e soprattutto ai pescatori normali che una giornata di pesca su questo canale vi potrà far veramente divertire. Il luogo di pesca è facilmente accessibile grazie alla strada asfaltata che nel 2008 è stata fatta, che costeggia tutto il campo, tutto il tratto. Oltretutto poi sono state fatte delle scalette che agevano l'ascesa direttamente sul canale. Un altro grosso fattore importante che evidenzia la qualità di quel canale è che praticamente è tutto diritto, a differenza di molti boschi di pesca o campi di gara dove ci sono le classiche insenature, rientranze. Qui è tutto diritto, tutto pari. L'acqua del canale è sempre lenta o ferma a seconda del movimento delle barche che entrano e escono, ma non esiste alcun pericolo che piogge incessanti o torrenziali ne impediscano la pescata e il sicuro divertimento. Chiediamo adesso a Stefano quali sono i pesci presenti in questo canale, specialmente quest'anno in abbondanza, anche perché Stefano è veramente di casa, perché abita qui a Castelleone, a pochi chilometri da qua. Su questo canale ultimamente, adesso in questi ultimi anni, sono state fatte delle grosse immissioni di brem, che è un pesce molto vorace, adesso su questo canale si è riprodotto tantissimo. Ci sono degli esemplari anche che superano i 2 kg. È un canale un po' particolare perché non è una pesca di mattanza, è sempre un canale dove ci vuole un pochino di accortezza perché il pesce è molto diffidente, ma ci permette di prendere dei pesci veramente belli. Ci sono dei carassi molto grandi, molto grossi, ci sono queste grosse brem e ci permette di sfruttare un po' tutte le tecniche. Si può venire a pescare con l'edgering, con la rubasienne, si può pescare con l'inglese, ci sono i pescatori del posto che prendono ancora i pesci gatti con le cannine. È un campo di gara che, essendo vicino, molto vicino alla città, perché abbiamo Cremona a 5 km, è molto frequentato da un po' tutte le persone. Ci potrebbe venire con le famiglie perché è molto accessibile anche con i bimbi, dietro c'è l'erba. Purtroppo è stato un po' abbandonato e speriamo che venga rimesso nei nostri calendari gare, perché è veramente un posto molto, molto, molto bello. Bene, adesso andiamo a preparare la pastura e speriamo di divertirci. Proveremo a pescare sia con la tecnica rubasienne che con la tecnica all'inglese. Andiamo a prendere la pastura per prepararla. Vista la presenza cospicua di brem, utilizziamo oggi la nuova pastura prodotta dall'azienda Trabucco XV3000 Brem di colore marrone, e per provare anche la differenza utilizziamo la stessa identica pastura ma black, ovviamente di colore nera. Associati ai due sfarinati abbiamo ovviamente la terra chiara, terra di somma chiara, e la terra di somma nera, ideali e ottime con la presenza del fuil, in aggiunta ovviamente alla pastura. Oggi abbiamo volutamente non portato e non andremo a utilizzare il fuil, proprio perché cercheremo con l'esca principe del canale, che è il bigattino, di catturare dei pesci di notevoli dimensioni. Come detto prima, proveremo entrambe le pasture in modo tale che vedremo quale delle due darà maggiori soddisfazioni. Ecco le due pasture, una più chiara, brown, come dicevo prima marrone, e l'altra invece la black più scura, alle quali andremo ad aggiungere dei bigattini morti per cercare di incendiare
pesci di taglia. Bene, ora aggiungiamo, come detto prima, un po' di brigatini morti alla nostra pastura. Andremo a fare una pasturazione con alcune palle, non troppe, perché il rumore in questo canale non è molto consigliato, e soprattutto a scodellare nel punto esatto in cui noi andremo a pescare. Il brigatino morto è l'esca principe, perché essendoci del leggero limo sul fondo del canale, tendenzialmente il brigatino vivo col passare del tempo si nasconde sotto, mentre invece quello morto rimane in superficie. Poi normalmente i pesci sono abituati a mangiare questo brigattino perché durante la settimana vanno a cercare e trovano questi brigattini morti, stirati, che si trovano nel limo, e quindi riescono a nutrirsi, quelli avanzati in sostanza dei pescatori. Inizieremo la nostra pescata, la nostra pasturazione con la rubagien, e oggi, come sempre durante le prove in questo canale, è proibito mettere la nassa per evitare di danneggiare i pesci, quindi non mettiamo appositamente la nassa a discapito ovviamente della nostra pescata, ma per il bene dei pesci. Nel canale è proibito, quindi anche noi ci comportiamo in questo modo. Ok, iniziamo ora a pasturare sulla rubagien facendo 5-6 bocce a mano, non grosse, e 4-5 scodellate nel punto preciso in cui andremo a pescare. Oggi sia io che Stefano stiamo pescando con l'ultima rubagien nata nuova di Trabucco, la Competition GNT 835. Una canna estremamente rigida, leggera, di diametro non troppo sottile, non troppo grosso, per mantenere un'ottima bilanciatura, che ci sta dando delle belle soddisfazioni. Canna italiana, made in Reglas. Dopo la pasturazione ha risposto subito una bella brem di 600-700 grammi, e ora, come spesso succede, il canale si è messo in movimento. Probabilmente sta entrando nel canale qualche barca e quindi crea lo spostamento d'acqua superficiale, cosa che fino a poco fa non c'era. Non danneggia assolutamente la pasturazione. Ecco un altro pesciotto. Questo non è delle dimensioni del precedente, però è sempre una bella bremetta. Questa è la taglia piccola della brem presente sul canale. Sono bremette intorno all'etto e mezzo, due etti. In questi ce ne sono veramente tantissime ed è una bellissima pesca. Questa è la taglia piccola. Quest'anno, diciamo tra virgolette, c'è stata una grossa fortuna, che c'è stata una scarsa pescosità. Il livello del Po è sempre rimasto molto basso e pertanto
hanno fatto entrare pochissime barche nel canale, altrimenti l'acqua del canale, il livello del canale più alto di quello del Po, avrebbe fatto uscire tutta l'acqua. Così facendo è stata la fortuna del canale per quanto riguarda dal punto di vista ittico, in quanto tutti i pesci sono rimasti nel canale anziché uscire e andare nel Po nel periodo invernale. E quindi, a differenza di altri anni, quest'anno c'è una quantità di pesce incredibile. Spesso invece negli ultimi 2-3 anni si era verificato che in inverno uscivano per andare nel Po e quindi nel periodo primaverile c'era poca pescosità, solo dei carassi, degli aspi, qualche carpa. Le brem, quelle poche brem che rimanevano nel canale, molto grosse, si riproducevano nel solito periodo primaverile e soltanto alla fine dell'estate, quindi fine luglio, agosto, settembre, il canale era molto generoso con queste brem. Anche lui un bel pezzo, una bella brem. In questo momento che l'acqua si è messa a muovere, come dicevo prima, ho preferito utilizzare il nuovo modello del galleggiante dell'azienda Trabucco, Team, che si chiama Supreme 8. Deriva in ferro e asta in plastica, ideale per l'acqua leggermente in movimento. Normalmente quando l'acqua si muove in questo canale è consigliabile pescare appoggiato, anche 50-60 cm, con delle lenze aperte, dove addirittura si va a dragare un piombo sul fondo per rallentare l'esca sul fondo. Ecco, come dicevo prima, che avevamo il sospetto che fosse entrata la barca, in fondo la Cherry Arvedi, è arrivato il barcone che carica i detriti che deve portare via. Questo è un galleggiante un po' diverso da quello che usava Luigi, è un galleggiante più indicato per la pesca del fuile e del verdevaro. Quando utilizziamo queste esche ci vuole un'asta un po' meno robusta sopra, infatti questo è dotato di un'asta di fibra, con un'asta molto lunga sotto di carbonio in modo da avere la massima sensibilità in pesca. È un galleggiante un pochino affusolato sulla punta per avere la massima sensibilità, come dicevo, è molto molto indicato per la pesca delle brem. È un galleggiante che si chiama Team Italy 11, è proposto nella serie da 4,14 a 2 grammi, è un galleggiante molto interessante perché è molto molto sensibile. È una montatura semplicissima, dato che in questo canale la pesca è un po' difficile, bisogna sempre appoggiarsi leggermente sul fondo. Abbiamo fatto una montatura un po' aperta con un finale da 30 cm che poseremo tutto per terra per insidiare le grosse brem. Bravissimo Stefano, una bellissima brem da oltre il chilo. E nel canale di questi ce ne sono veramente tante. Ecco un'altra bella brem. Ah no, è un carasso, guarda!
Come dicevo prima, qui la pesca è molto difficile, quindi dobbiamo utilizzare degli ami estremamente sottili ma robusti, visto le dimensioni dei pesci. Quelli che sto utilizzando io sono i due modelli XPS, il tipo XP02 leggermente col gambo più corto e l'XP01 col gambo leggermente più lungo. Hanno un micro ardiglione indispensabile perché andiamo a innescare soprattutto dei bigattini. E adesso vediamo come. Con l'innesco di un solo bigattino la soluzione migliore è quella di puntarlo a metà. Con l'innesco dei due bigattini è indispensabile puntarli, visto le dimensioni dell'amo, nella parte piccola. Sicuramente il canale navigabile è il canale più bello di tutta la Lombardia e più importante, e tra i più importanti d'Italia. Considerate anche il fatto che nel periodo estivo si può venire tranquillamente a pescare in quel tratto qui, che è interamente ombreggiato grazie alle piante che sono cresciute nel corso di questi anni, per cui si può veramente passare una giornata piacevole senza soffrire per il caldo eccessivo. Questo è un bel pesce che mi costringe a reinnestare la canna. Adesso che l'acqua è rallentata, ho rimesso anch'io il Team Italy 11. Ecco qua i pesci del canale navigabile a Cremona. Abbiamo due modelli di elastici utilizzati oggi, il Lucifer normale con latex e il Double. Questo elastico è doppio, però tranquillamente può essere diviso e usato singolarmente. Ha un potere di allungamento eccezionale, quindi lo consiglio veramente. Le misure ideali in questo canale sono il 9 e l'8 di questo modello. Un'altra soluzione ottimale nel canale, oltre a quello di pescare con i bigattini morti, è anche quello di fiondare pochissimi bigatti, sempre per attirare i pesci, molto pochi. Bastano giusto 6-7 bigattini. Oggi è una bella giornata, anche ventosa, quindi tra poco inizieremo a pescare anche l'inglese per vedere se riusciamo a insidiare sulla sponda opposta alcuni pesci. Nella pasturazione iniziale abbiamo fatto anche alcune palle con la fionda sulla sponda opposta, quindi dovremmo riuscire a trovarci a mangiare qualche bel pesce. Sono arrivati alcuni amici soliti a frequentare il canale, sono venuti a salutarci e a trovarci. Iniziamo ora a pescare un po' l'inglese. Vediamo se riusciamo
a catturare anche qualche bella brema o qualche bel pesce sulla sponda opposta. Con piacere è venuto a trovarci il presidente della Ravanelli e vicepresidente della sezione FIPSAS di Cremona, Walter Zangani. Grande amico e grande persona. Oltre al forte vento che si sposta verso destra il galleggiante, si sta spostando anche l'acqua, probabilmente sta entrando ancora qualche altra barca, quindi pescare all'inglese e soprattutto prendere dei pesci non sarà certo facile. Però un attimo di pazienza che vediamo se riusciamo a prenderne qualcuno anche là. La canna che sto utilizzando oggi è l'Energia XRM 4,20, azione molto morbida, ideale per questo tipo di pesci. E il mulinello è il nuovo Maniax 4000. Oh, eccola qui, finalmente è arrivata. Una discreta brem. Pesca all'inglese ho utilizzato un amo della serie XP02 del 16, ideale per l'innesco di 2-3 bigatini morti. Ho messo la girella doppia per evitare che si attorcigli il filo, a circa 50-60 cm, un gruppetto di 4 palini del 5 che dovranno appoggiarsi sullo scivolo sulla sponda opposta e man mano ruzzolare nella parte alta del fondo. Oggi sto pescando col galleggiante all'inglese, scorrevole, potrebbe essere benissimo utilizzato anche quello fisso, visto che la profondità massima del canale è intorno ai 4 metri. Il galleggiante utilizzato è un XD ostellato, con l'ister con l'antenna cava. E come normalmente faccio, utilizzo la sfera con alcuni piombi che porto in taratura. Questo mi permette, anche in condizioni di vento, pescando scorrevoli, di pescare sotto il livello dell'acqua che si sposta e quindi stare il più fermo possibile, che è la soluzione migliore per insediare certi tipi di pesce. Tutto a posto. Un doveroso controllo. Questi sono due nuovi galleggianti inglesi creati appositamente per la pesca alla brem, studiati con un tubolare in carbonio e un insert molto più fine dove possiamo cambiare le varie testine. La specialità è che abbiamo due tubolari di diverse dimensioni che ci permettono di vedere proprio perfettamente la calata e la starata del pesce. Sono stati studiati apposta per la pesca alla brem e per la pesca con il galleggiante scorrente. Oh. Dopo il controllo delle guardie siamo rimessi all'inglese. Ed ecco subito una bella brem. Perlomeno sembra una brem. Dalle testate che
che dà. E anche di buone dimensioni. Ecco che si avvicina. Vediamo se è una bella Bram. L'abbiamo intravista. Eccola, è proprio lei, sì sì. Una Bram da poco più di un chilo circa. Eccola qua. Là. Eccoci qua. E con questa bellissima Bram, io e Stefano e il cane navigabile,